Siamo qui con Capitan Panigada e con la Coppa. Innanzitutto complimenti, non possiamo che partire dalle sensazioni. Cosa stai provando in questo momento, insomma? Siamo contentissimi tutti quanti, la squadra che ha fatto una grandissima partita. Arrivavamo qua come la squadra sorpresa. Tutti pensavano di affrontare l'Olgina Tesa, hanno affrontato l'Enotria. L'Enotria ha vinto, tutto qua. È stata una grande squadra. Per quanto riguarda la partita invece era molto difficile contenerli, hai fatto tanto lavoro scuro, non ti sei visto tanto, però insomma tanto lavoro scuro, no? Di copertura, è stato fondamentale in questo senso tenerli sullo 0-0. Sì, è vero, li conoscevamo perché anche in campionato li abbiamo affrontati, sapevamo che erano buoni a centrocampo, avevano un buon palleggio, quindi era inevitabile fare una partita di copertura, quindi sacrificio al 100% e abbiamo portato a casa la Coppa grazie a questo. Gli ultimi minuti invece dopo l'1-0 come sono stati? È stato una festa, un delirio, perché comunque abbiamo vinto la Coppa regionale dopo anni che la cercavamo, arrivavamo sempre alle fasi finali e purtroppo ci andava male. Questa volta contro la più forte abbiamo vinto. Invece per quanto riguarda l'ultima domanda, la gestione degli ultimi 10 minuti del secondo tempo supplementare, eravate stanchi anche con meno cambi di loro, cosa ti passava per la testa in quel momento? In quel momento si pensava solo a coprire il risultato, eravamo sopra di un gol e quindi il 100% tutto quello che avevamo dentro l'abbiamo versato sul campo, il sangue abbiamo sputato. Grazie mille, complimenti ancora. Sei babbo!